Anche questo, su questo, nel 1989-91 c'è stato un crollo dell'intelligenza critica, moltissimi dalle quali non hanno capito che non era crollato il comunismo in quanto tale, era semmai stato sconfitto il socialismo in Europa orientale, ma non per questo il socialismo era crollato. E vedere le differenze di oggi rispetto al passato. Alla vigilia della prima e della seconda guerra mondiale c'erano due coalizioni militari contrapposte. Ai giorni nostri c'è in pratica una sola gigantesca coalizione militare, la NATO, che si espande sempre più e che continua a essere sotto il ferreo controllo statunitense. Alla vigilia della prima e della seconda guerra mondiale i principali paesi capitalistici si accusavano reciprocamente di scatenare la corsa al riarmo. Ai giorni nostri invece gli Stati Uniti criticano i loro alleati, compresa l'Italia, perché non dedicano più risorse al bilancio militare, perché non accelerano la politica di riarmo. Chiaramente la guerra a cui si pensa a Washington non è la guerra contro la Germania, la Francia o l'Italia, nonostante le contraddizioni che ci sono, ma la guerra contro la Cina e o la Russia, con la partecipazione subalterna a fianco al servizio degli USA di Germania, Francia, Italia e altri paesi della NATO. Non come quei cretini dei marxisti, per non parlare poi naturalmente dei bolscevichi, che parlavano di unità del genere umano e che prendevano sul serio la categoria di fraternité scaturita dalla rivoluzione francese, no? Di fraternité fra le nazioni e fra gli uomini. Quindi la rivoluzione d'ottobre ha messo fine all'orrore del sistema colonialista schiavista e sul piano anche teorico ha ricostituito l'unità del genere umano. Che lo si voglia no, questa è la mia conclusione, la rivoluzione d'ottobre e il movimento politico che da essa ha preso le mosse non soltanto ha contribuito alla democratizzazione del mondo, ma è anche un grande capitolo di filosofia morale contro la degenerazione che anche sul piano morale il capitalismo, il colonialismo e l'imperialismo hanno rappresentato e tuttora rappresentano, perché i pericoli di guerra su larga scala che possiamo prevedere non possono essere pensati senza tener presente la tenacia con cui il capitalismo, il colonialismo e l'imperialismo si contrappongono a questa riforma, grande riforma morale e intellettuale che è il risultato, uno dei risultati gloriosi della rivoluzione d'ottobre. Noi rinnegheremmo la nostra storia come comunisti italiani se noi non fossimo in grado di capire il socialismo dalle caratteristiche cinesi. Un lungo, lunghissimo processo di costruzione di una società nuova, più lunga di quello che noi potevamo pensare e auspicare, se non siamo in grado di capire il socialismo dalle caratteristiche cinesi, rinnegheremmo la nostra storia di comunisti italiani. Per primo il comunismo italiano ha saputo capire la questione nazionale, per primo Antonio Gramsci ha saputo capire che l'universalismo, l'internazionalismo deve essere al tempo stesso collegato alla questione nazionale. Gramsci ha detto che Lenin è stato un grande internazionalista anche perché era profondamente radicato sul terreno nazionale russo. E se noi appunto non riusciamo a capire questo collegamento tra internazionalismo e questione nazionale, certo non capiamo il socialismo dalle caratteristiche cinesi, ma rinnegheremmo anche la storia e il patrimonio del movimento e del Partito Comunista Italiano. Io credo sia ora di accelerare e credo di poter aggiungere un'ultima considerazione, poi chiedo scusa per la lunghezza, ma termino. Credo che assieme al contributo teorico, al contributo politico, noi ricostruiremo il partito anche se ricostruiamo il costume comunista, l'etica comunista. E quando parlo di costume comunista, basta con le sciocchezze per cui basta una piccola divergenza di idee per provocare una scissione. Tutto questo non si può più verificare. Basta anche
con un narcisismo di questo o quel dirigente, perché anche questo si è verificato. Io credo che assieme alla ricostruzione del Partito Comunista dobbiamo fare uno sforzo per accelerare anche la ricostruzione del costume autenticamente comunista. Grazie.